ormai più di 10 anni che questo concerto si svolge qui in cattedrale, è ormai una tradizione non solo per la comunità parrocchiale, ma anche per la comunità cittadina. Ed è anche un concerto particolare, poiché l'intento principale è quello di celebrare le festività del Natale, però mettendo l'accento soprattutto sul significato religioso di questa festività, cioè la celebrazione del mistero della nascita di Cristo. Non a caso precederà il concerto l'esecuzione dei Vespri Solenni qui in cattedrale, dove verranno eseguite musiche d'autori classici e moderni, e poi a seguire subito il concerto natalizio con alcuni brani della tradizione, ma sempre anche musiche polifoniche di autori classici e contemporanei. I brani che verranno eseguiti durante il concerto vanno da brani organistici, come ad esempio la pastorale di César Franck, e anche brani ovviamente corali con autori come De Victoria, quindi polifonia classica, ma anche brani contemporanei con l'esecuzione di alcuni estratti della messa di Dobrogosz, che il coro ha eseguito a giugno a San Domenico, e anche brani di John Rutter, Mortel Lauritzen e altri. Il coro sarà composto, come sempre, dalla formazione degli adulti assieme agli Juvenes Cantores, quindi i ragazzi e adolescenti, e i Pueri Cantores, i bambini che vanno dall'età delle elementari e delle medie. Il coro sarà accompagnato all'organo e al pianoforte dal maestro Alessandro Felicioli e diretto dal sottoscritto, che eseguirà anche alcuni brani organistici. Il concerto si terrà quindi domenica 16 dicembre con l'inizio dei Vespri alle ore 18:30 e l'inizio del concerto a seguire alle ore 19. L'ingresso è ovviamente gratuito ed aperto a tutti.